vissuto quello che ho scritto nelle liriche appena abbozzate, come fiamme aperte, come flussi di coscienza quando si alza la diga e via. Tutto questo poi viene fagocitato dalla mancanza di pudore. Tutto è partito da, chiaramente come sempre, dalle liriche di partenza, quelle che scrivi necessariamente, le scrivi per te, non sono cose che ti servono per stare anche meglio. È la parte più facile della poesia, la parte sconcia, la parte intimidatoria. Chinarsi in ginocchio e chinare la testa. Abbiamo deciso di registrare il disco come se si trattasse di un concerto. Abbiamo registrato in sala prove, volevamo che gli spazi e gli ambienti li conoscessimo, volevamo che l'ambiente della sala prove, che conosciamo e che abbiamo assorbito e che ci è entrato sotto pelle nel corso degli anni, volevamo che in qualche misura risultasse nella materia sonora del disco in sé. L'ho sempre fatto per il primo e più semplice dei sensi di colpa. Ma credetemi, amici di una vita, se dico che è stato sempre... 3 giorni di registrazioni in sala prova, in presa diretta, e le liriche sicuramente si sono frantumate. Campane d'oceano, antico, di sirene profondo, in fronte al diluvio. In qualche misura poi i concetti che ne stavano a monte vengono recuperati. Il concetto che stava alla base delle liriche di partenza e ha a che fare con il male. Il male alla fine non esiste. Esistono sofferenze, esiste l'appagamento. E proprio perché il dio del corpo nero, egli a dirlo ed egli a farlo, ha creato il mondo con propria paura e somiglianza. Credo che il disco infine sia una sorta di autobiografia erotica. Ma soprattutto sì, questo disco è un cuore strappato dal torace e ficcato su un vassoio. I lupi scenderanno dal mare, si sentiranno proprio come la maestra Claudia. E verrà, lupi, fatevi mangiare dai lupi.